Grazie, mi associo ai saluti, ai ringraziamenti per iniziare questo intervento che serve a rappresentare, diciamo, in particolare le specificità regionali e il ruolo delle agenzie. Vorrei dire due cose in apertura. La prima è che sono un filo emozionato perché nella mia carriera ho lavorato in questo sistema per tantissimi anni. A mia memoria è la prima volta che il Presidente del Consiglio partecipa a una nostra iniziativa. E ahimè anche i ministri dell'ambiente non sono sempre stati presenti alle nostre iniziative. Quindi questo mi sembra, oltre al luogo estremamente prestigioso che emette un po' di suggezione a un relatore che viene dalla provincia, è un segno importante, è un segno importante che coincide in qualche modo con l'attenzione che questa legislatura, questo Parlamento e il Governo hanno avuto per il sistema delle agenzie ambientali e quindi, credo, per l'ambiente. Siccome c'è molto lavoro da fare in uno scorcio di legislatura, questo credo sia un dato importante da osservare, perché la prossima legislatura e il prossimo Parlamento hanno un lavoro altrettanto complesso da affrontare e sviluppare. Saluto e ringrazio in particolare il sottosegretario di Stato Barbara Degani, che aveva la delega alle agenzie e ci ha seguito con molto attenzione, e il sottosegretario Velo, con cui abbiamo sviluppato alcuni temi credo molto importanti. E saluto il già presidente dell'Istituto Bernardo De Bernardinis, nonché il prefetto Grimaldi, che è stato il primo commissario all'avvio dell'Istituto, quindi figure che hanno fatto un po' la storia del nostro sistema. L'altra considerazione che vorrei fare, la riprendo dall'intervento del presidente Toti. Il lavoro complesso attende non solo il Parlamento, ma anche la Conferenza delle Regioni. Il sistema disegnato dalla 132 è un sistema articolato e complesso, le cui relazioni passano attraverso questo triangolo, il sistema, le regioni e lo Stato. È molto importante che questo avvenga in un quadro sinergico e condiviso di sforzi e di intenti, e la recente costituzione del tavolo ministeriale, che è un tavolo tecnico ma anche politico, è un passo molto importante e quindi va sviluppato e presidiato con grande attenzione. Dicevo che a me è stato chiesto di fare un intervento che evidenzi in particolare i contributi regionali. Però vedete, gli abbiamo dato questo titolo che non è il contributo delle agenzie regionali, è il contributo del sistema. Perché appunto, come è stato detto anche in apertura, in qualche modo quello che si è voluto realizzare con questa norma è un approccio che dovrebbe superare la semplice sommatoria dei contributi. E per fare questo il percorso è articolato, passa anche attraverso quello che dicevo prima, il funzionamento del sistema e il livello da garantire attraverso i LEPTA saranno un problema nella loro definizione di non semplicissima soluzione. Allora, visto che il direttore Bratti ha sottolineato molte criticità, io ho pensato che era più interessante sviluppare, per quanto molto rapidamente, questo contributo invece mostrando delle eccellenze. Non per rassicurare, anzi, per sottolineare aspetti di ulteriore delicatezza, perché questo sistema di 21 agenzie regionali delle province autonome è in grado di sviluppare eccellenze. Lo vedremo adesso velocemente, anche qui senza nessuna pretesa di esaustività e dichiarando fin d'ora che ho fatto delle scelte del tutto discrezionali e che poi la lettura del rapporto consentirà riflessioni più articolate. Ma queste eccellenze, che sono dislocate in tutto il territorio nazionale, quindi anche nel Mezzogiorno, in cui oggettivamente talvolta si registrano più difficoltà, ecco, se io le immagino proiettate a scale nazionali, pongono inevitabilmente il tema delle risorse. Pongono inevitabilmente il tema delle risorse. Ecco, questo credo vada evidenziato perché il livello essenziale di protezione ambientale non credo possa essere una media al ribasso, dovrà essere finalizzato all'innalzamento, insomma, del livello di protezione ambientale del paese, di conoscenza, di controllo del paese, e quindi in qualche modo dovrà passare anche attraverso questo. Il sistema è una realtà
veramente ricca, articolata, 10.000, anzi di più, quasi 11.000 persone su oltre 150 sedi, una presenza capillare, una forza proprio di manodopera tecnico-scientifica molto consistente, che può rappresentare un valore straordinario per questo Paese, deve essere messo in condizioni di poterlo fare anche attraverso investimenti in termini di competenze, di ricerca e ahimè di risorse. E devo ringraziare i colleghi che ci hanno lavorato, ci sono una quarantina almeno di persone che hanno proceduto alla raccolta, al collettamento dei dati e delle informazioni. Naturalmente il ringraziamento va a tutti gli oltre 10.000 operatori che producono queste informazioni lavorando, è bene ricordarlo, H24 attraverso i servizi di pronta disponibilità, 365 giorni all'anno, feste comandate incluse. E quindi, come dire, un motivo in più per essere orgogliosi di essere servitori della Repubblica come noi siamo. E il volume 2, quello a cui in particolare mi riferisco, è diviso in due parti. La prima parte contiene degli indicatori, 16 indicatori sintetici che descrivono in qualche modo le differenze tra i territori. Parte di quelli li ha già mostrati Alessandro Bratti, quindi non ci ritorno. La seconda parte invece contiene una cinquantina di casi eccellenti, ecco, e vorrei magari soffermarmi su alcuni di questi, chiedendo cortesemente a Stefano Laporta se casomai mi fa segno quando siamo andati oltre, mi togli la parola come sempre. E faccio riferimento a alcuni di questi proprio per mostrare la grande varietà delle materie di cui ci occupiamo, la grande varietà dei contesti territoriali in cui operiamo, e anche le soluzioni molto avanzate che si ritrovano, sia in termini di tecnologie utilizzate, sia in termini di approcci di conoscenza e valutazione, sia in termini di interconfronti tra i soggetti. Ripeto, è una selezione che abbiamo fatto, insomma, con alcuni colleghi, e che credo però possa offrire uno spaccato di quello che sono le risorse che possiamo mettere a disposizione. Questa la saltiamo, che l'ha già fatta vedere Sandro. Degli indicatori ne riprendo soltanto un paio che mi sembrano curiosi e che aggiungono qualcosa rispetto a quello che diceva Bratti, no? Questa è un indicatore, uno dei 16 indicatori, quello meno tecnico, riguarda la comunicazione ambientale. Lo dico perché credo che molto del nostro ruolo e del nostro futuro si giochi su questo. Nella società di internet, della informazione 2, 3, 4, 5.0, non lo so più, ma questa, quella che viviamo ogni giorno sui social media, la prima sfida da vincere è questa qua. Contro le informazioni, le cosiddette fake news, rivendicare la importanza di un approccio serio e scientifico ai problemi. Alcune delle persone in sala, per esempio, utilizzano i social media proprio per fare questo, no? E noi credo non possiamo sottrarci a questa sfida. Non possiamo pensare di ignorare questo tipo di problema. Allora, finora c'è una strategia di comunicazione del sistema in fase di costruzione, che ha già mostrato alcuni buoni risultati. Credo questa è una importante dimensione su cui lavorare. Queste sono alcune informazioni sulle agenzie che utilizzano, oltre naturalmente all'istituto che è presente in maniera molto forte sul web, che utilizzano Twitter e Facebook. E sono numeri interessanti e credo un canale attraverso cui dobbiamo pensare di imparare a veicolare le nostre informazioni e anche reagire in tempo reale a quelle che sono le necessità dei cittadini. E poi anch'io avevo selezionato questo dato del consumo di suolo, lo ha detto il Presidente del Consiglio nella sua informazione iniziale, nella sua introduzione iniziale. Ci sono dei numeri che fanno molta impressione, insomma, e continua a fare molta impressione questo 3 metri quadri al secondo persi di superficie libera. Pensate a che razza di superficie abbiamo già consumato mentre noi ci dilettiamo a fare questa illustrazione di dati. Allora, vengo a qualche specificità regionale
che ripeto selezionata in maniera discrezionale, ma con lo scopo di dare una panoramica. Per esempio sull'area, queste sono un po' le regioni che vengono trattate nel rapporto, come vedete sono le regioni Friuli, Valle d'Aosta, Emilia, Marche, Umbria, Lazio, Puglia, la provincia autonoma di Bolzano, con alcuni esempi di progetti particolarmente interessanti, particolarmente innovativi, particolarmente efficaci, che possono essere presi come punti di riferimento ed esportati, con le ovvie implicazioni che dicevo prima rispetto al tema dei LEPTA, no? Io esporto eccellenze, esporto la necessità anche di impegno e risorse. Per esempio, una delle cose che troverete descritta nel rapporto è il modello di previsione dei cosiddetti wind days nell'area tarantina. Iniziamo quindi dalla Puglia, da un grande problema ambientale di questo paese, quello di Ilva, dove l'agenzia pugliese ha sviluppato questo tipo di modellistica previsionale sofisticata e importante, che consente di intervenire sul territorio anche attraverso misure di gestione da indicare alle attività produttive e misure di sicurezza da indicare al territorio stesso. Trovate poi questo progetto che ho, penso che valga la pena citare, il progetto Prepare. Sia il ministro che il presidente Laporta che il direttore Bratti hanno parlato dell'importanza di lavorare in maniera sinergica. Il ministro ha studiato molto la parola insieme nell'affrontare i problemi. Ecco, Prepare è un progetto che studia la qualità dell'aria del bacino padano, dove per bacino padano, vedete, si arriva fino alla Repubblica di Slovenia, che è la Repubblica, è la regione Stato che confina con il territorio Friuli Venezia Giulia. E credo che sia interessante perché è un tipo di lavoro che vede coinvolte molte regioni, molte agenzie, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, che apre la prospettiva di necessaria relazione con l'Europa. Le tematiche ambientali naturalmente non seguono confini amministrativi nel nostro paese e nemmeno per quanto riguarda l'Unione Europea, e l'istituto che fa parte di reti e network internazionali rappresenta il ponte del sistema verso le istituzioni europee, e credo che questa prospettiva debba essere ulteriormente sviluppata e fatta crescere. Un tema che trovate qui, abbiamo citato il caso di ARPA Umbria. Anche queste sono attività naturalmente che potremmo trovare in altre agenzie, in altre regioni. Un tema che è quello delle molestie olfattive, che secondo me è interessante perché ci fa vedere come oggi la domanda di qualità ambientale vada oltre il tema della semplice conformità normativa. Quindi siamo in un contesto in cui non si parla di rispettare limiti di emissioni o tecnologie o valori di qualità dell'aria in un certo intorno urbano, si parla di qualche cosa di più, no? E si parla di qualità della vita. Ecco. Il tema delle molestie olfattive ci fa vedere come la qualità dell'ambiente oggi debba essere intesa anche in una maniera che va oltre al termine proprio della conformità normativa, perché è così che viene percepito, e in questo senso sono le richieste del cittadino per cui noi, lo ha detto bene Stefano Laporta in apertura, noi lavoriamo per i cittadini di questo paese. Clima, ne ha parlato il direttore Bratti nella sua introduzione, e il clima è la grande sfida del presente. Nel rapporto troverete alcune eccellenze, dico che anche qui ne abbiamo trattato in vari modi, in tutte le regioni. Bisogna che le regioni si attrezzino con delle strategie regionali di adattamento al cambiamento climatico. Esiste una strategia nazionale, alcune regioni sono partite sviluppando studi conoscitivi prodromici alle strategie locali, ma questo va fatto perché la realtà, cioè il cambiamento climatico, è già realtà. Qui abbiamo citato i casi molto interessanti della Valle d'Aosta, dove si utilizzano droni per il monitoraggio dei ghiacciai e dei versanti, qui anche per parlare di quelle che sono le frontiere tecnologiche avanzate che riusciamo a mettere in campo. E abbiamo citato la modellistica per la gestione degli eventi estremi del Piemonte. Sulle acque ne ha parlato già Bratti, insomma ci sono diversi problemi, soprattutto legati agli inquinanti emergenti. Ci sono anche qui alcuni
Modelli molto positivi, e questo è un'attività di risanamento e restauro di laghi alpini sviluppato dalla regione, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall'Appa Bolzano. Altra attività molto interessante svolta dai colleghi cugini dell'Appa Trento, da Laura Boschini, che saluto in sala. C'è poi il tema dell'erosione costiera, su cui le regioni costiere, insomma, sono impegnate rispetto a fenomeni che anche qui vengono amplificati dal cambiamento climatico. Troverete nel rapporto come moltissimi dei problemi legati al dissesto, all'erosione costiera, abbiano, come dire, all'inquinamento atmosferico, abbiano un driver accelerato dal cambiamento climatico, dai fattori meteoclimatici. Quello del watchlist credo anch'io che sia una delle sfide più complesse del prossimo futuro. L'ho detto bene Bratti, quindi non ci ritorno. Soltanto per sottolineare che è davvero una delle complessità maggiori su cui dobbiamo lavorare. In questo credo che l'aver considerato la ricerca applicata come una delle missioni fondamentali del sistema sia importante. Perché queste sfide di complessità, quella delle watchlist, ma anche quella dei suoli, per esempio l'inquinamento dei suoli, non si vincono se non applicando strumenti di ricerca sofisticati, come le agenzie e ISPRA sanno fare. Un'altra materia che va, secondo me, pensata appunto a proposito di suoli è quella dell'inquinamento diffuso e dei valori di fondo. Quindi siamo oltre il tema anche qui del sito da bonificare, che pur resta un grandissimo problema che va concluso, ma c'è un problema di qualità diffusa dei suoli che riguarda sia la presenza naturale o storica di contaminanti, sia invece la presenza diffusa di inquinanti di origine umana. Ecco, rispetto a un contesto in cui il nostro paese non è la Valle dell'Eden, sconta il fatto di aver avuto una storia industriale importante come tutto l'Occidente e quindi che va conosciuta. L'amianto, e poi mi dici tu quando sei là perché sennò vado avanti un'ora e mezza, l'amianto importante naturalmente il Piemonte e il Monferrato, ma ad esempio questa è la Basilicata, questa è la Basilicata, ecco, per dire che ci sono in questo rapporto delle eccellenze sviluppate in tutta Italia, quindi uno pensa all'amianto, pensa appunto alla fibra unita di Pavia piuttosto che a Casale Monferrato, ecco, ci sono lavori importanti fatti in diverse regioni, cito la Basilicata, il nostro collega Edmondo Iannicelli è in sete e in aula e lo saluto, così come cito il poeta di Cagliari. Va bene, io direi che potrei fermarmi qui perché sennò le slide sono molte. Spero di aver dato un po' l'idea della complessità, della varietà di oggetti, di proposte, di contributi che ci sono e chiudo davvero ringraziando di nuovo le oltre 10.000 donne e uomini che lavorano per la protezione ambientale in questo paese ogni giorno. Grazie. Grazie Luca. Allora chiudiamo qui la prima fase della nostra mattinata. Permettete anche a me di associarmi e di spendere un minuto per ringraziare. Non l'ho potuto fare nell'indirizzo di saluto perché il cerimoniale di Stato è stato rigidissimo nella tempistica, ma volevo approfittare di questa occasione, anche di questo periodo, fase, per ringraziare di cuore e salutare i sottosegretari di Stato che con cui ho avuto il piacere di lavorare per 4 anni, il sottosegretario Degani, il sottosegretario Velo, e così come i presidenti delle commissioni parlamentari e di parlamentari che sono qui, alcuni dei quali continueranno nell'esperienza parlamentare, altri la termineranno. Comunque sappiamo, siamo consapevoli del lavoro che è stato fatto e ovviamente siamo certi che continueremo a lavorare insieme sulle tematiche ambientali, così come un ringraziamento va agli altissimi rappresentanti delle forze dell'ordine che ci hanno voluto onorare della loro presenza, primo fra tutti il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, poi ci sono altissimi ufficiali, non li cito uno a uno per non dimenticarmene, ma a loro va il saluto di ringraziamento per quanto abbiamo fatto anche insieme in questi anni, e un saluto, un ringraziamento anche al mio consiglio d'amministrazione, al mio consiglio scientifico che sono presenti e che i consiglieri sono presenti e collaborano con me nel governo dell'istituto. Da ultimo una menzione, un saluto ai miei predecessori che ho voluto invitare che fossero qui, mi spaventa un po' essere il loro successore, ma insomma facciamo un percorso insieme. Allora, detto questo e sperando di non aver veramente dimenticato nessuno, io credo che noi possiamo cedere
il posto ai partecipanti alla tavola rotonda. Dopo i dati che sono stati presentati, parleremo dell'informazione ambientale del sistema, il ruolo svolto dal sistema e quello che potrà svolgere in relazione proprio alla transizione verso l'economia circolare, alla green economy e alle politiche ambientali, con un riferimento particolare, cioè ai 50 anni del Club di Roma. Abbiamo voluto che questa tavola rotonda, che sarà moderata da Roberto Cavallo, che ringrazio per aver accettato di fare da moderatore, e a cui parteciperanno tra gli altri Enrico Giovannini, che è il presidente dell'Alleanza ASVIS, il presidente Realacci, che nella sua veste di presidente della Fondazione Simbola, Luca Mercalli, che è comunicatore scientifico e che è anche uno dei componenti del consiglio scientifico di ISPRA, e qua loro si affiancherà anche l'amico Gianfranco Bologna, che in qualche modo ci rappresenta la Fondazione Aurelio Pecci proprio in questa ricorrenza cioè i 50 anni della fondazione del Club di Roma, che poi l'evento da cui un po' è partita tutta questa il movimento ambientale in Italia. Angelo, scusami, non ti ho salutato, c'è il capo della Protezione Civile, è un vecchio amico e quindi mi scuserà, ma adesso lo vedo e lo saluto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Allora, io cederei la presidenza a Roberto, prego.